Buonasera a tutti, benvenuti nel mio salotto, sul mio divano rosso, come si vede da qua. Allora, piccolo vlog aggiornamento. Ah, quante cose da dire. Allora, ho ripreso i video costantemente verso ottobre-novembre, poi sono sparita di nuovo. Sono sparita perché c'era in vista un ricovero lungo di un mese, ricovero che è avvenuto a gennaio. Sono stata ricoverata il 5 gennaio e sono uscita il 28, 29, non mi ricordo più, no, il 30 forse, vabbè, alla fine di gennaio, esattamente non mi ricordo il giorno. Comunque sono stata ricoverata circa 28 giorni. Poi, una cosa via l'altra, un sacco di cose, malattia, sono stata malissimo, ho avuto la febbre anche a 40, la bronchite, quindi un macello. Riassistiamo la vita, sistemiamo tutto e adesso sono tornata in pista. Ho ricominciato a fare i video alla fine di aprile, quindi settimana scorsa, diciamo così. Costantemente l'intento è di improntare il canale su 3 video a settimana, di cui sicuramente uno, quello del lunedì, sarà un plan with me. C'è una collaborazione in ballo con un'altra ragazza, quindi sarà un video in collaborazione, quindi sarà un planner with us più che un plan with me. Sceglieremo un tema e lo applicheremo. Sceglieremo un tema e lo applicheremo alla decorazione delle agende. E poi, non lo so, vlog, video haul, ricette, un po' di tutto, non lo so, quello che mi viene in settimana, quello che mi gira. So. E, perché questo aggiornamento? Perché ho ripreso a fare video, però c'è da dire anche che questo mese, il mese di maggio, sarà un po' problematico. Scusate, mi brucio un occhio. Sarà un po' problematico perché giovedì 28 vengo ricoverata di nuovo. Mi ricovero di nuovo per un altro mese, quindi per altri 28 giorni, circa, più o meno sempre quello è il numero, giorno più giorno meno, non prendete i 28 giorni con le pinze, cioè prendetelo con le pinze. Quindi non volevo lasciare scoperto il canale e abbandonarlo nuovamente, per cui ho girato un sacco di video, uno dietro l'altro, e li caricherò man mano dall'ospedale, perché ho comunque la possibilità di avere la connessione a internet lenta, lentissima, però ce l'ho. E non ho la possibilità di caricarli direttamente da lì perché non ho un computer portatile, avrò a disposizione solo il tablet e ovviamente il cellulare, quindi li carico preventivamente e poi li pubblico a mano. Allora, per il mese di maggio sicuramente ci sarà un video a settimana, forse due, tre non penso, perché ho già girato, montato, editato 5 video e io ho ancora un giorno e mezzo a disposizione, anzi ormai un giorno a disposizione. Non credo di riuscire a girare, montare ed editare altri 10 video in modo da averne 5 a settimana, scusatemi, 3 a settimana. Quindi per il mese di maggio penso che ce ne sarà 1/2, però penso che farò degli aggiornamenti comunque da lì. Ok, la mia vita su YouTube è scandita da batterie scariche e memorie piene. Dicevamo, il succo è che mi ricovero di nuovo, entro giovedì 28 in ospedale, ci starò un mesetto, quindi i video che vedrete caricati nel mese di maggio praticamente sono video che ho registrato in questi giorni, quindi probabilmente vedrete la stessa manicure, lo stesso maglione, perché ne registro più uno dietro l'altro,
in modo da poterli editare, caricare e avere a disposizione da mettere online durante il mese. Quindi, questo perché? Perché questa cosa? Perché sto dicendo questo? Perché probabilmente, soprattutto con il plan with me, il planner with us, scusatemi, mi confondo sempre, col planner with us, che è una collaborazione che abbiamo iniziato io ed Antonella, se nel corso del mese si dovesse aggiungere qualche altra ragazza alla collaborazione, non si offenda se nel video non viene nominata, semplicemente perché da tablet non posso modificare il video, posso solo modificare l'info box. E quindi, cioè, materialmente non ho la possibilità, dovrei avere un portatile, però io non ho il portatile, ho solo il tablet con me, quindi mi dispiace, non è una cosa fatta apposta. E buona, basta, tutto qua. Adesso penso che girerò un paio di video tag, tipo il Twilight tag, che mi attira un sacco. E basta, altro da dire? No, spero che il tempo sia bello lì, spero che passi in fretta questo mese. E niente, vi leggo sempre su Facebook, quindi leggerò anche dei commenti, insomma, comunque rimango connessa in qualche modo, ecco. Seguitemi su Instagram, posterò foto, qualche aggiornamento su Facebook, insomma, ci si sente, ecco, non sparisco del tutto. E buona, tutto qua, solo per aggiornarvi un po', quindi vado a girare i video tag. Un bacione, alla prossima.